con il coordinatore del trekking Wisp Nivio Fortini siamo a parlare di una bella escursione che sta per cominciare, tutta immersa nella natura del Parco della Maremma, da Alberese fino a Talamone. Nivio, oggi una bella giornata, baciati dal sole per una escursione speciale. Sì, una bellissima giornata. Noi ovviamente durante il periodo di caccia dobbiamo un po' sfuggire alle zone frequentate e ci rifugiamo nelle zone protette. Tra l'altro noi facciamo tutti gli anni, cerchiamo di fare cose nuove, quindi dal momento il parco ha aperto questo percorso che da qui, dalla stazione di Alberese, arriva al Collecchio e taglia fuori l'Aurelia, abbiamo approfittato perché passiamo da lì, poi prendiamo la strada della Valentina, arriviamo a Fonteblanda, a Talamone e facciamo un bel percorso. La giornata è bella, sono molti, molti amici anche da fuori Grosseto che sono venuti nel gruppo, da Scanzano, da Monterotondo Marittimo, e quindi credo sarà una bella giornata. Oggi si può dire che si chiude la prima parte del programma 2023-2024, che proseguirà ovviamente dopo la pausa natalizia con altre escursioni importanti. Certo, noi abbiamo cominciato a ottobre e quindi poi riprenderemo a gennaio fino a maggio. Abbiamo un programma di 16-17 escursioni, compreso il programma regionale che da 3 anni è la Toscana in cammino con Firenze, Prato e Pisa. Siamo andati la scorsa settimana alle Biancane, avremo altri appuntamenti nel Senese e poi nel Pisano. Quindi credo sia una bella stagione che ci conforta anche sulla partecipazione e sul fatto che noi andiamo sempre a scoprire nuovi itinerari nella nostra Maremma e anche fuori. I risultati si vedono perché comunque c'è un buon gruppo di appassionati che non lasciano mai le escursioni del Trekking Wisp. Sì, è un bel gruppo. E quindi certo negli ultimi anni abbiamo perso tanti amici, che le persone invecchiano, problemi familiari eccetera, però è un gruppo che si conferma coeso, e poi insomma andando a camminare si crea anche un po' delle relazioni, un'amicizia, è piacevole stare insieme all'aperto, un po' si chiacchiera, si scopre quello che abbiamo da vedere, se c'è un castello, se c'è una miniera, se c'è dei ruderi, qualsiasi cosa che durante l'escursione completa sia l'aspetto paesaggistico, naturalistico, che dei reperti, diciamo sul piano anche storico-culturale. Quando c'è qualche cosa la inglobiamo nella nostra escursione. Arriva da Monterotondo Marittimo Cesare Gennai, che oltre ad essere un ex dirigente WISP di lunga data è anche un appassionato camminatore, che oggi si è fatto un bel po' di strada per arrivare a vedere le bellezze del Parco della Maremma. Cesare, oggi una bella escursione. Certo, oggi sicuramente è una bella escursione. Mi interessava dal tempo vedere il Parco della Maremma, anche se purtroppo noi siamo molto lontani e è difficile portarsi giù nella bassa Maremma, diciamo. Noi viviamo nella zona delle colline metallifere, nel mezzo a Soffioni. Infatti la domenica scorsa facemmo un bel giro del Parco delle Biancane e del Museo Mubia con tutto il gruppo WISP toscano, anche c'erano tutti i fiorentini eccetera, e noi lavoriamo sempre in quella zona. Io sono abituato con altre amiche più che altro a fare 3 escursioni settimanali, 30 km settimanali, quindi mi piace questa attività, ma il Parco della Maremma purtroppo sarebbe qualcosa di molto bello e io ho distante. Cesare, tra l'altro la WISP ogni anno, o quasi ogni anno, nel programma inserisce Monterotondo Marittimo, ovviamente è un'altra zona bella da vedere per chi ama camminare, per chi ama la Maremma. Ah, certamente, anche ora prossimamente faremo castelli di Cugnano e Rocchette Pannocchieschi, e poi ci saranno molte altre zone da poter visitare nel nostro circondario, anche se non sono nel comune di Monterotondo, toccano il comune di Massa o il comune di Monteverdi o il comune di Castelnuovo, che sono tutti lì attorno a noi. Noi siamo all'estremo della provincia e al confine di 4 province, quindi c'è varie possibilità su quel territorio.